Sì, sono convinto, ma sono convinto di rafforzare la società perché Pescara merita sicuramente di stare in una piazza diversa, non fosse altro per quello che abbiamo costruito fino adesso, perché credo che a livello, oggi leggevo un'intervista del presidente Gravina che diceva che nel calcio ci vogliono i giovani e le infrastrutture e il Pescara ha sempre puntato sui giovani e sulle infrastrutture, non è un caso se abbiamo 8 campi di allenamento, il Pineto ne ha 4, quindi voglio dire, vuol dire che sulle infrastrutture ci abbiamo puntato molto e quindi quando tu hai queste due componenti che sono fondamentali per il calcio devi cercare di puntare a fare qualcosa di meglio. No, rafforzare la società significa che magari arriva qualcun altro molto più bravo di me e fa meglio. Se poi non dovesse arrivare, io sto qua, sono stato per 13 anni, non è che la 14ª stagione mi fa paura. Quindi sicuramente l'obiettivo è quello, però vedremo strada facendo. Ti rispondo come ha risposto Silvio, che il campionato è appena finito, io impegni ancora non ne prendo con nessuno. Per cui c'è tempo per programmare, giocatori ce ne sono quanti ne vuoi in giro, allenatori e direttori ugualmente.